Lo scorso martedì 27 febbraio l'arcivescovo Matteo Zuppi ha preso parte alla tavola rotonda sul tema la dipendenza da gioco d'azzardo a Bologna e in Romagna, evidenze da una ricerca promosso dalla Fondazione Ixer. Nella sede dell'Istituto Veritatis Splendor l'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto su una vera e propria piaga sociale di cui troppo poco si parla, pur costituendo una delle principali forme di impoverimento ed emarginazione sociale, per quanti ne sono colpiti. Sono non meno di 24.000 le persone che, avendo preso coscienza del problema in atto, hanno chiesto aiuto medico. Una piccolissima parte, comunque, sulla base annuale delle stime del Dipartimento delle Politiche Antidroga, che parla di un numero di individui coinvolti che oscillerebbe fra le 300.000 e 1.300.000 unità. Moderato dal giornalista Federico Del Prete, vi hanno partecipato anche i sociologi Ivo Colozzi e Carla Landuzzi, senza tralasciare le testimonianze dirette dei non pochi giocatori dipendenti o in via di guarigione presenti all'incontro. Sì, che il gioco c'è sempre stato. Credo che qualche zio che si è rovinato, qualche nonno, eravamo tanto ricchi, poi dopo il nonno si è giocato tutto al casinò, c'è sempre stato. C'era una rete e un cordone sanitario, diciamo così, molto più efficace, perché adesso a chi rendi conto? Quando sei solo, quando sei un individuo, quando c'è una banalizzazione dell'accesso al gioco, quando c'è appunto un'offerta così pervasiva, è chiaro che è quando sei molto più da solo, quando la rete, diciamo così, e quando spesso gli amici diventano quelli che poi, hanno la stessa dipendenza tua, diventa paradossalmente anche un mondo di relazioni, paradossalmente,